Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, saluto tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter. Dunque sarà Juventus Brøndby, l'ottavo di finale di Champions League con l'andata a Vinovo il 12, la settimana dopo il ritorno in Danimarca. Brøndby che è una squadra anche maschile, quindi danese appunto, e insomma una squadra che alterna stagioni ottime a livello europeo a stagioni veramente non positive. Se voi andate a vedere i risultati del Brøndby in Champions League o in Women's Cup prima, se è arrivata due volte in semifinale, una di queste 2 anni fa, ma l'anno scorso è uscita malamente al round dei 32 contro lo Slavia Praga. Quindi nel 2012-2013 è uscita con lo Steaua'c sempre nei sedicesimi, e nel 2014 è uscito sempre nei sedicesimi col Barcellona. Nel 2015 è arrivato in semifinale, persa malissimo col Francoforte. Poi, ripeto, appunto 2015-2016 è uscita al primo turno contro lo Slavia Praga, poi non si era qualificata nella stagione successiva, insomma, o meglio, si è qualificata, ha passato il primo turno con il St. Pölten Sprazen e poi è stata eliminata dal Manchester City. E che dire, insomma, tra l'altro ho beccato il Fortuna Hörling, la Fiorentina, che l'anno scorso eliminò il Brescia, proprio la squadra che l'anno scorso eliminò il Brescia, quindi insomma, cosa posso dire? È un sorteggio che ci poteva andare peggio, ma poteva anche andare meglio. Scusate, questi sono i dati di 2 anni fa, di 2 anni fa, non dell'anno scorso. L'anno scorso, ve lo dico subito, cosa ha fatto Brøndby? Round dei 32, devo andare oltre i gironi. Il Brøndby, eccolo qua. È uscito al primo turno con Lillestrøm, quindi ragazzi, con la Fiorentina che affronta il Fortuna Hörling come l'anno scorso. Pensate, Fortuna Hörling, il terzo anno che affronta un'italiana, 2 anni fa il Brescia, l'anno scorso la Fiorentina, quest'anno ancora la Fiorentina. Ragazzi, sarà una bella partita, sarà una bella partita, non sarà facile. Secondo me la Juve, come debutto europeo, è chiaro che non si poteva aspettare qualcosa di più perché non eravamo teste di serie. Staremo a vedere, perché secondo me sarà una bellissima, bellissima partita e speriamo di passare almeno il primo turno. Farebbe benissimo per le ragazze come morale non uscire al primo turno, insomma, no? Nel girone, ai sedicesimi, anche perché abbiamo secondo me la possibilità di passare. Tra l'altro ho visto anche dei sorteggi, degli accoppiamenti che stanno venendo fuori, che secondo me sono ab abbastanza abbordabili in caso di sorteggio dei quarti. Quindi insomma, giochiamole e poi tiriamo le somme di come vanno le cose. Insomma, non facciamoci troppo la testa. Ragazzi, dunque, la strada diciamo, la strada per Budapest, diciamo, si è un po' avviata, nel senso che i sorteggi sono stati fatti, ma manca ancora veramente tanta tanta strada, e ci auguriamo che la Juve possa andare avanti più in là possibile per il bene del calcio femminile italiano, ma anche e soprattutto per il bene della Juve, ecco. Dunque, Juventus Brøndby è la partita e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.